Ben ritrovati di nuovo su Review in You, mi trovo nella mia home gym e prima di iniziare col video vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like perché usciranno nuove video recensioni a tema home gym e potete inoltre qui sotto andare a guardare il video di trasformazione della mia stanza deposito a home gym. Vi voglio mostrare questi fermadischi acquistati su Amazon ad un prezzo davvero basso di 10 euro o anche meno. Arrivano dopo qualche settimana perché arrivano dalla Cina, ma comunque a livello di qualità prezzo sono davvero fenomenali. Trovate addirittura su Amazon due blocca dischi così, anche senza di questa parte in plastica gommata, a tipo 8 euro, quindi prezzi decisamente folli, anche un po' per il fatto che ci stanno marciando su con il periodo di Covid e quarantena. Quindi questi qua li trovate a 10 euro, sono 4 con la protezione, guardate, dovete fare anche forza per andare ad aprire, quindi non si smollano, ormai le sto usando da alcuni mesi e sono ideali se andate ad utilizzare pesi importanti o comunque a fare movimenti col bilanciere che possono far diciamo scivolare il disco. Io ho acquistato anche questi su Amazon e uscirà una recensione pure su questi qua, magari vi lascio il link in descrizione della video recensione. Questi qua li uso diciamo sulla panca piana perché alla fine bloccate in un attimo e via. Però quando andate magari a fare esercizi, ripeto, dove muovete un po' di più il bilanciere, è meglio per sicurezza usare questi che hanno una tenuta maggiore. Vanno bene per bilancieri della Decathlon o comunque da 28 mm, dovrebbe forse esserci sul sito del venditore, sulla pagina Amazon, anche fermadischi di altre misure. Ve li vado a mostrare direttamente sul bilanciere così vedete. Questo è il bilanciere da 28, come vedete sono ben saldi, non si muovono e fanno il proprio dovere. Se avete domande non esitate a pormele, link in descrizione, alla prossima review.